Buongiorno, amici di Chicchirichì. Cioè, uno magari che guarda la trasmissione di Chicchirichì dice: ma questo Giordano Emanuele sembra sorridente, sembra allegro. E più di uno mi ha detto: ma c'è proprio la capa fresca, ma non c'hai i capri per la testa? C'è un vecchio detto antico, sai che gli antichi, cioè, erano sempre saggi, dicevano: canta che ti passa. O ridi che ti passa, o il riso fa buon sangue. Io le sto tentando tutto: canto, la mattina fisch, ogni giorno mangio riso in bianco, riso al sugo. E quindi cerchiamo di, diciamo, di migliorare. Però, visto che Matera è comunque capitale europea della cultura, ho visto, se tu vedi sulla, non lo so, può darsi questa mo si ingazza pure, io non lo so, perché io faccio tutto così in diretta, non prepara. Ho visto sulla mia destra c'è una signora bionda, diciamo, non giovanissima, però attraente, con un vestito anni 70, sa, questi colori, che mi sono soffermato, quasi da una mezz'oretta, seduta sulla base della fontana Ferdinandea, e sarei: buongiorno signora, buongiorno. Mi chiedo scusa se la disturbo, ma l'ho vista molto presa a leggere questo libro. Che libro sta leggendo? Inglese. Ah, the English Book, English Book. Oh, ma diciamo questo luogo, no, molto bello, il centro storico di Matera, per lei è la invita alla lettura. Do you speak English? Mo glielo dico io in inglese che so parlare inglese. Scusa Mauri, traduci, come dire alla signora, il posto, the location la ispira a leggere? Allora, the location ispira you a come si legge? Sì. Ah, ho capito, quindi, vabbè, oh. Come si chiama questo? Fort? Ma che è vietato? Ah, fort, forti, ho capito, fort. Ok, good morning, good morning. Oh, vedi come si chiama? Matera adesso è diventata proprio una capitale della cultura. Proprio la gente si ferma, si siede, legge. Capo, la signora è nuvolosa, se legge pure con l'occhio da solo. Secondo me faccio finta di legge. Adesso mi rivolgo ai responsabili, all'assessore alla cultura, all'assessore che organizza gli eventi. Allora, come potete vedere dalle immagini, questa è Piazza Vittorio Veneto. Bellissima, una piazza bellissima. Vedi Maurizio, magari se facciamo un campo lungo, guarda quanto è bella, spaziosa, ariosa. Ah, cioè tu veramente, tu fai due passi qui in mezzo al corso e ti illumini d'immenso, perché non ci sono barriere architettoniche, non ci sono alberi, questo mo afforrapolo, no. Non c'è. Dimmi, maestro. Bentornato, Sei bentornato. contento che sono tornato? Beh, fai parte dell'arredo urbano anche E tu. certo, anche tu tra l'altro. Cioè, io sono il numero uno. Tu, vabbè, io il secondo. Come sei contento che dopo la censura sono tornato? Bravo, sì. E Serve la critica. serve a crescere. Ma non è anche che cresce più. Buona giornata. Ok, mi fa piacere che alcuni cittadini apprezzano. Allora, stavo dicendo, questa piazza bellissima, dove si può passeggiare, si può andare a piedi perché c'è un'area pedonale stupenda. Allora, qui per anni, forse per 15 anni, 20 anni, hanno fatto il mercatino, diciamo, delle robe antiche. Era una cosa simpatica, caratteristica, antiquariato, esatto, mercatino, scusa, mi corregge sempre il buon Marì. Era una cosa. Lo fanno in tutto il mondo, in tutta Italia. A Firenze faccio un mercato di San Lorenzo, e a Roma sta un altro mercatino, diciamo in piazza, a Porta Pia. Cioè, è una consuetudine, è un'usanza, è qualcosa di caratteristico. È anche, come dire, anche a Londra fanno il Carter. È un attrattore anche per i turisti che magari la prima domenica del mese, se non sbaglio, lo facevano, l'hanno fatto per anni, c'erano qui delle bancarelle in legno, caratteristiche, dove appunto c'erano degli espositori che mostravano e, perché no, vendevano anche queste chincaglierie, questi pezzi di modernariato, di antiquariato, una cosa bellissima. Cosa hanno deciso? Da qualche mese, mi sa da 8-9 mesi, no, la piazza di Matera, per la sua cultura, per le sue radici, per la sua importanza, per la sua storicità, per una serie di storie, quali non si possono fare più questi. Il sindaco li chiama eventi pirotecnici.
cioè quando fa totà e fornù. Allora il sindaco, per il sindaco e per l'assessore, questo era un evento pirotecnico, cioè diciamo che si era storicizzato, ormai da anni lo facevano. Mi piace a camminare all'Andretti, Maurizio, allora, oh, lo facevo, quando è bello a camminare all'indietro. Lo facevano da anni e quindi poi hanno deciso di sopprimere questo evento. No, dice, no, se lo volete fare, li hanno addirittura decentrati, isolati, abbandonati nella piazza della stazione, dove non camminano cane. Posso andare? No. Dove non cammina un cane. E giustamente il mercatino è morto, non lo fanno più. Poi l'altro giorno, l'altra domenica, mi sa due domeniche fa, così per caso, so detto, bah, ma vi voglio fare due passi in mezzo al corso, sai, è un rito, è all'uopo fare, diciamo, due passi in mezzo al corso la domenica sera. Quando a un certo punto, come potete vedere dalle immagini amatoriali che mi sono arrivate, ho detto, bah, e che cos'è questo? Le vie del gusto, il buon gusto, questi, il gusto, cioè questi prodotti, non lo so, tipici, che potevano essere alimentari, formaggi, salumi, oltre a formaggi, come avete potuto vedere, la salsiccia, ecco, c'erano anche ninnoli, braccialetti, poi il buon gusto, le vie del gusto, beh, cioè uno si mangia pure un braccialetto, vabbè, comunque, per dire, una cosa assurda, una cosa, allora io dico, voi, segui, ma che mi piace andare all'indietro, amministratori, avete vietato questo, oh, la piazza, per l'amor di, non si può fare più questi, che so, questi mercatini, le bangare. Maurizio, ritrova, vai di nuovo sulle immagini dove ci sono i provoloni, i formaggi in mezzo alla strada. Dico io, ma scusate, un salumiere provasse per 10 minuti a prendere un banchetto, pigliare stuzzo di formaggio, un pecorino, un parmigiano, un provolone, no, metterlo in mezzo alla strada, con le mani, no, tagliarlo, con cartetti, dopo 10 minuti viene l'ufficio igiene, viene un sindaco, viene un prefetto, viene un vigile sanitario, e viene un vigile urbano, e multe a morire. Qua invece possono fare di tutto. Quindi ecco i figli e i figliastri, qui è concesso tutto, anche a mangiare il formaggio in mezzo alla strada, i poveri salumieri, i poveri alimentaristi di Matera, mogia di, sono multe salate. Vabbè, comunque, questo era un cappelletto, adesso andiamo proprio al nocciolo della puntata, come on. Amici, 30.000 euro più o meno, voi avete idea di cosa si può fare con 30.000 euro? Allora, 30.000 euro... uno si può comprare un garage, un box, forse anche con qualcosa in meno. Si può comprare un SUV, una bella macchina. 30.000 euro puoi comprarti una grossa moto diciamo di grossa cilindrata, una BMW, una Ducati. Nelly Davidson, con 30.000 euro, diciamo tutto sommato, se hai una casa da ristrutturare, con 30.000 euro... cioè riesci a ristrutturartela bene, fai gli infissi, fai il bagno nuovo, insomma, riesci a farlo. Però secondo voi con 30.000 euro cosa si può fare più? Punto interrogativo. Allora adesso vi spiego che cosa hanno fatto 2 anni fa con più di 30.000 euro, mi sa che erano 35.000 euro. Cosa hanno fatto con soldi pubblici? Perché bisognava fare un gioco a giuè, no? Questi soldi, questi fondi, mi sa che erano fondi europei, scadevano il 31 d'oggi e quindi alla fine hanno afferrato ciò che potevano afferrare. Allora, mo vi dico, con oltre 30.000 euro che cosa sono riusciti a costruire a Matera. Allora, qui ci troviamo nella piazza del mercato di via Ascanio Perso. No, Perso, via Ascanio Persio. Però tu che sai tutto, Mauri, chi era Ascanio Persio? Non lo so, secondo me era uno che dopo sapeva che gli avrebbero nominato la piazza. Vabbè, allora qui hanno fatto con quasi 34-35.000 euro di soldi nostri, hanno fatto una rampa per disabili. È giusto, per l'amor di Dio, perché qui per l'abbattimento delle barriere architettoniche, chi il disabile che doveva accedere qui alla piazza del mercato, che ci sono delle scale, non poteva accedere perché mancava la rampa. Allora vedete che, ma stavo dicendo che cazzo di rampa, che tipo di rampa che hanno fatto e in che posizione l'hanno messa. Allora Maurizio, mi devi seguire adesso passo passo. Allora vedi, allora la rampa dovrebbe iniziare da qua,
Però vedete, vedete qua quanta monnezza c'è. Cioè la rampa dovrebbe iniziare da qua. Vedi, rape, cime d'arate, scoc. Vabbè, dovevano mettere questo nell'umido e l'hanno tranquillamente scettato in der, però siamo materani e diciamo questo per noi è un una consuetudine o un obbligo. Allora, scusa Mauri, seguimi. Qui doveva esserci la rampa, cioè c'è la rampa, non si vede ancora. Hanno messo il bidone della monnezza. Qui Maurizio, vedi, c'è l'ingresso per la rampa di Disabile. No, avvicinati Maurizio. C'è l'ingresso alla rampa di Disabile e ci sono le macchine parcheggiate e sta obbedendo la monnezza. Maurizio, seguimi. Dici tu, però il disabile, diciamo, è occupato. Poi, vedete un po' che cosa assurda. Dove dovrebbe stare la rampa del disabile, Maurizio? Questa, quindi qua no, la carrozzella non può manca, passa. C'è il carico e scarico, Maurizio, come potete vedere dalle immagini. Cioè, nello spazio utile per poter consentire al disabile di entrare con la carrozzina, hanno, sono furbi gli amministratori di Matera, hanno messo, diciamo, la striscia orizzontale bianca col simboletto del carico e scarico. Scusi, Maurizio, dopo che finisci questa ripresa, seguimi, vabbè, qui c'è il coso dei disabili, ci sono le macchine, ci sono i bidoni della monnezza, vabbè, una cosa. Torniamo, veniamo al dunque. Domanda, come dice Maurizio, domanda. Può mai costare 35, ma non ce faccio. Vedi il doppio aumento? Vedi? Il sistema qual è? Il collo della gallina. Vedi, se fai la gallina, invece, guarda. È sparito il doppio aumento. C'è il doppio aumento. È sparito. Totomuza che faceva da sì. Allora, vedete un po' la rampa. Cioè, se una cosa del genere può costare 35.000 euro, cioè una rampa a cavolo di cane, una ringhiera in ferro, no? Il tragitto che il buon Maurizio passo passo sta facendo, qui tra l'altro non è manco a livello, c'è un, come dire, uno sbilanciamento, una pendenza, così, cioè, giustamente con la sedia a rotelle una sopra il capander, guarda, ecco, questa è la rampa per disabili. Adesso ci sono le immagini, diciamo, della panoramica, del generale, no? della rampa dei disabili, e di grazia, io sfido qualsiasi impresa edile o edile, qualsiasi ingegnere, qualsiasi progettista, a dirmi sì, Emanuele, questa rampa in effetti può costare un 35.000 euro. Addo, ma veramente stiamo a scherzare? Allora poi si spiega, ma come mai? Quando faccio un lavoro privato a casa mia e metto l'impresa, mi viene a costare 100 lire. Faccio lo stesso lavoro con soldi pubblici, cioè le amministrazioni, la regione, chi per lui, fanno gli stessi lavori con soldi pubblici, costa 4 volte in più, 5 volte in più. Fate una prova, andate su internet e vedete quanto viene a costare un chilometro di autostrada in Italia. E vedete, capo crolla, no? Avete visto le autostrade in Sicilia, in Calabria, la Sardegna, sono 200 anni. Poi vedete quanto viene a costare un chilometro di autostrada in Germania, in Olanda, in Francia. E poi dicono che gli italiani sono onesti. Avete visto in effetti questo misfatto, questa cosa ridicola che avviene nella città di Matera, ma io penso anche ad Altamura, in altre città, perché l'Italia è così, l'Italia è così, l'Italia dei furbi, l'Italia del Wichenblon e Maccheron. Ok, allora io, vabbè, qui c'erano le scale perché il disabile, perciò che hanno fatto la rampa, perché ci sono le scale, il disabile non poteva accedere. Quindi, Maurizio, voglio concludere questa puntata, visto che, tra l'altro, la macchina parcheggiata, così, almeno, abbiamo speso 35.000 euro, sfruttiamo almeno questa rampa. Mi faccio una passeggiata su questa rampa, impraticabile, spesa inutile, soldi buttati al vento, e cosa dire, vi do appuntamento domani, sempre intorno alle 14.10, 14.15, chi non fa in tempo può sempre rivedermi intorno alle 20.10, 20.15, chi non va ancora in tempo può vedermi intorno alle 22, 22.15, chi non va ancora in tempo il giorno dopo alle 8, e chi non va ancora in tempo, siete pozzi, accitete, da Matera, capitale europea della cultura
è d'Altamura, capitale italiana della cultura, città candidata e tutto, amici di Chicricchi, starve bu. Mauri, la uso di nuovo, visca sta paiata, scusa.